stagione anche di castelli, perché dopo Castel Valère eccoci a Castel Nanno, uno dei simboli di questo genere per la Valle di Non, che si è riaperto, è tornato, ma dopo tanto tanto tempo, alla sua comunità grazie a un accordo tra l'azienda per il turismo e la famiglia, la proprietà. Con Lucia Barison ripercorriamo anche questa storia, come ritorna la sua comunità il castello. Allora, il castello ritorna alla sua comunità proprio per una concessione da parte dei proprietari, come giustamente hai detto, e con una serie di aperture, le stesse aperture del vicino Castel Valère, quindi per la stagione estiva fino a novembre 2018. Un grande ritorno anche dal punto di vista della valenza storica di questo luogo, perché era stato anche depredato a suo tempo e quindi si era un po' chiuso, ecco, rispetto all'accessibilità e anche all'identità, diciamo così, del territorio. Sì, hai detto bene, depredato non tanto a suo tempo, anche in epoca moderna, contemporanea, hanno i proprietari subito vari furti e proprio per questo si sono ancora più chiusi tra le mura appunto di questo castello, fino a che con Conapitti non hanno deciso di aprirlo e permettere al pubblico di entrare e quindi vedere il castello nella sua, nel suo stato originario. Quindi questo castello non ha avuto degli interventi di restauro, come ad esempio nel vicino Castel Valère, e quindi è importante poterlo visitare e osservare proprio perché permette di immergersi totalmente nella storia proprio del territorio. Vediamo anche questi abbellimenti, ma direi questa crescita, questo contatto tra la natura, le mele della Valle di Non, la bellezza delle rose, quindi tutto, ecco, concorre a creare una unicità, una bellezza. Sì, un fascino intatto, appunto. Quindi non solo il castello è incorniciato dalle mura che si possono vedere appunto da tutta la Valle di Non. Questo castello è importante proprio perché tutt'attorno ci sono queste mura che lo proteggono. Ma all'interno c'è un'altra cornice che appunto è quella naturalistica che hai appena nominato. Potete guardare sul sito internet www.castellivaldinon.it. Ricordo che è possibile visitare con l'acquisto di un biglietto cumulativo sia Castel Valère che Castel Nanno, seguiti addirittura dalla stessa guida che accompagna appunto il visitatore sia nell'uno che nell'altro castello.